A causa del guasto al motore di un aereo, un aviatore è rimasto bloccato nel deserto del Sahara. Mentre dormiva, è stato svegliato da un bambino mai visto prima, che gli rivolge una strana domanda. Per favore, mi disegni una pecora? Chi sei? Perché mi fai questa domanda? Mi Per piacere, mi disegni una pecora? dispiace, ma non so disegnare. Non importa, disegnami una pecora. Va bene, ma la disegnerò come so farla. Eccola. È bellissima, grazie. E adesso mi porti a vedere un tramonto? Mi piacciono tanto. Mi dispiace, ma devo pensare a cose più serie, come riparare il motore del mio aereo. Cose serie. Tu parli come i grandi. Conosco un signore che non ha mai usato un fiore e dice di essere un uomo serio. Nel mio pianeta c'è un fiore che amo tanto, ma se una pecora dovesse mangiarlo, il mondo per me finirebbe. Allora disegnerò una lucertola per la tua pecora. Ma dimmi, tu da dove vieni? E Dall'asteroide B612. cosa fai nel tuo pianeta? Tantissime cose, guardo i tramonti, pulisco i vulcani e finalmente sbocciata! Una splendida rosa stava aprendo i suoi petali. Come sei bella! Hai ragione, splendo come una stella. Però adesso ho fame. Cosa c'è per colazione? Va bene dell'acqua fresca? Certo, adoro l'acqua. Mi idrata in profondità. Guarda le mie spine. Speriamo che mi proteggano. Ma se dovessero venire le tigri, mi potrebbero mangiare in un sol boccone. Non ci sono tigri sul mio pianeta. Ah, per fortuna. Ma che orrore queste correnti d'aria! Non avresti un paravento? Lo cerco. Per la sera mi servirà una campana di vetro. Fa molto freddo qui la sera. Allora, questo paravento arriva? Arriva, arriva. Com'è complicato e vanitoso questo fiore. Io parto, addio. No, ti prego, sono stata una sciocca, scusami. Lascia stare la campana di vetro, non la voglio più. L'aria fresca mi farà bene. In fondo sono un fiore. Com'è pesante la conversazione della gente leggera, pensava il piccolo principe tra sé e sé, mentre si recava sul pianeta del re. Dovete sapere che su questo pianeta c'era un re che dava ordini piuttosto stravaganti. Ecco un suddito, avvicinati, così ti posso guardare meglio. Ah. Suddito, ma che fai? Ti proibisco di sbadigliare. Mi perdoni, Sire, ma sono molto stanco, ho fatto un lungo viaggio. Va bene, allora ti ordino di sbadigliare. Avanti, sbadiglia. Re, mi perdoni, ma non si sbadiglia a comando. Questo re dà ordini assurdi. Mi sto annoiando, credo che me ne andrò. No, non partire, ho bisogno della tua compagnia. Ti nominerò ministro di giustizia. Me Ma qui non c'è nessuno da giudicare. giudicherai te stesso. Posso giudicare me stesso in qualsiasi luogo. Non ho bisogno di abitare qui. Il piccolo principe se ne andò e andandosene pensava tra sé. Potrei vivere nel guscio di una noce e sentirmi padrone di uno spazio infinito. Aveva proprio ragione. Il prossimo pianeta sul quale atterrò il piccolo principe fu il pianeta dei vanitosi. Oggi sono proprio bella. Mi sento in gran forma.
Chissà quanti ammiratori avrò la festa di questa sera? Specchio, specchio delle membrane, chi è la più bella del pianeta? Ma con chi stai parlando? Non lo vedi? Sto parlando da sola. E tu, chi sei? Un mio ammiratore? Sei venuto ad applaudirmi? Non capisco. Ammiratore, applaudirti. Cosa vuol dire? Ammiratore è colui che ha una grande stima nei riguardi di qualcuno. Beh, io vengo da un pianeta dove non ho mai sentito parlare di ammiratori. Allora, questo non è il luogo per te. Su questo pianeta bisogna ammirare oppure essere ammirati. Gli abitanti di questo pianeta sono proprio strani. Penso sia arrivato il momento di partire. Addio, piccolo principe. Riflettere è molto laborioso, pensava tra sé e sé il piccolo principe. Ecco perché in molti preferiscono giudicare. Il piccolo principe visitò ancora molti pianeti. Il pianeta del manager, per esempio, quello del lampionaio, quello dell'ubriacone, quello del geografo e quello del controllore. Pianeti che giudicò tutti estremamente noiosi e bizzarri come gli adulti. Ed alla fine arrivò sulla Terra, dove incontrò una volpe. Vuoi giocare con me? Sono molto triste. No, non posso, non sono addomesticata. Che vuol dire addomesticare? Vuol dire creare dei legami, vuol dire avere bisogno l'uno dell'altro. Se creiamo dei legami, sarò per te l'unica al mondo. In che senso? Se tu mi addomestichi, la mia vita sarà bellissima. Il rumore dei tuoi passi saranno per me come una musica. E non scapperò a nascondermi quando arriverai. Mi piacerebbe, ma purtroppo non ho tempo. Devo ritornare dalla mia rosa. Voi adulti non avete mai tempo. Comprate tutto e non avete più amici, perché gli amici non si possono comprare. Mi piacerebbe essere tuo amico. Allora addomesticami. Quando partirai, io piangerò, ma grazie a te avrò conosciuto il calore del tuo sentimento per me. Sai, non si vede bene che col cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. Grazie, volpe. Adesso ho capito. Devo proprio ritornare dalla mia rosa. Addio, amico mio. È passato un anno da quando il piccolo principe è arrivato sulla Terra. Ma ora è giunto proprio il momento di partire e di dire addio all'aviatore. Ah, ho riparato il motore del mio aereo. Devo ripartire. E tu? Anche io. Oggi ritorno a casa dalla mia rosa. Perché invece non rimani qui sulla Terra? Sai, aviatore, in questo viaggio ho imparato tante cose, ma ora devo ritornare sul mio pianeta. Lì c'è un fiore che non posso abbandonare. Hai ragione. Addio, piccolo principe. Sii felice sulla tua stella. Addio, aviatore. Abbi cura di te.